vediamo per esempio la scrittura come una tecnologia, e l'uomo non ha sempre scritto, e adesso da 5.000 anni fa a questa parte scriviamo. Io penso alle parole che ho in testa, quello che la mia mente crea, genera in un certo senso, a partire da un certo schema che è dettato dalla tecnologia che noi abbiamo interiorizzato. Allora, sono migliaia di anni che stiamo esplorando le possibilità del connubio fra scrittura e essere umano. Davanti a che genere di nuova tecnologia la nostra parte interiore si sta per preparare a una fusione? Potremmo addirittura arrivare a pensare in maniera diversa. Però l'aveva già spiegato McLuhan, diceva medium is the message. Il mezzo è il messaggio. La scrittura è un mezzo, come lo è stata la TV, come adesso internet. In un certo senso ci è cambiato. Cioè, sono dati di letteratura, i social network hanno influenzato il modo in cui noi percepiamo noi stessi. Infatti gli interventi di rinoplastica, da quando c'è sta moda di farsi selfie, sono aumentati. E non è una cosa banale, cioè io stesso mi guardo allo specchio e dico, faccio la foto, non mi piace. Se te lo dici da solo, già forse sei ancora normale, ma quando inizi a porti il problema che te lo dicono gli altri, che lo pensano gli altri, cambia completamente il modo in cui si percepisce se stessi. Questo per quanto riguarda l'immagine, però anche su quello che uno scrive, basti pensare che ogni post è studiato alla perfezione. Delle persone che vanno a cercare, magari non hanno mai letto Socrate, vanno a cercarsi su Google l'aforisma di Socrate, magari lo imparano pure, può essere anche... Però nella maggior parte dei casi è un copia e incolla, CTRL C e CTRL V, cioè non è un'esplorazione di se stessi, cioè uno non legge per acculturarsi, per insomma assimilare qualcosa, ma per dimostrare qualcosa. Però come ci modella? Modella proprio le forme di pensiero e anche la scrittura, esatto, cioè quando si scrive per internet, per i social, per i blog, per i siti, la forma mentis è completamente diversa dalla scrittura per il libro o dalla scrittura, allora io... perché è mediata. Potrebbe essere, l'apertura a nuove forme di espressione nella nostra vita. Vabbè, il problema non è questo, e chi se ne appropria, chi valorizza, cioè chi ne ricava valore da queste forme di espressione. I corsi di scrittura per il web a base SEO ci insegnano che il testo non è scritto solo per informare, comunicare, informare, attrarre, fidelizzare. Questo tipo di scrittura è una scrittura che attrae e fidelizza. Non so, ma lo trovate anche nei giornali, nei quotidiani. Sono proprio studiati affinché si crei la dipendenza da. Non sono neanche più così libero di esprimere la volontà di avere quella dipendenza, che vado a scegliere quel tema e di leggere quella cosa. Quindi è cambiato completamente anche il modo in cui i cittadini si informano e vengono informati. Non so, io... Se ho messo il sottotitolo Mediazioni tecnologiche, riflette il fatto che comunque tutte le tecnologie modificano i nostri comportamenti, i nostri modi di vita. Cioè, pensate, anche la rivoluzione della televisione o dell'automobile cambia il nostro... L'automobile cambia il rapporto col territorio, per esempio. Ecco, quindi non è che sia una novità assoluta quella del dispositivo mobile, dell'internet mobile, di quello che portiamo su di noi. Ma già il fatto di portarselo addosso e che la gente torna a casa se si era dimenticato è significativo. Sono d'accordo con Renato, cioè non è tanto il dispositivo in se stesso, è la macchina che ci sta dietro, è come è concepito e come viene utilizzato. Ad esempio la storia che voi dite, i dati. Allora, i dati che recuperano da noi, prima di tutto, se uno avesse voglia, si legge Il capitalismo della sorveglianza della Zuboff, che non è, lei non è rivoluzionaria, lei è capitalista, però insomma spiega come in realtà c'è stato proprio un déclic, un momento in cui Google, perché è stato Google per primo, ha scoperto questa cosa del surplus comportamentale, cioè si facevano i soldi conoscendo quello che pensiamo, quello che i nostri comportamenti, quello che siamo sotto tutti i punti di vista. E infatti molti adesso fanno il paragone fra, dicono, il petrolio del XXI secolo non è più quello che si estrae dai pozzi,
ma siamo noi, cioè sono i nostri i dati che noi diamo sulla rete. Quindi le mega macchine vivono su questo surplus comportamentale. E quindi è chiaro che questo è un modo di modellarci, ma sono d'accordo con Renato quando dice che in realtà è la macchina politica che decide, non è il dispositivo tecnico, anche se è una mega macchina, è la macchina politica che... Quindi io non potrei dire, non vorrei dire che i social network sono una cosa negativa in assoluto. È negativa perché è gestita da Facebook che ci fa i soldi succhiandoci il petrolio che ci abbiamo dentro. Quindi probabilmente sarebbe una cosa interessante perché sotto molti punti di vista, ma è la macchina politica che c'è dietro che cambia il dato di fondo rispetto a come veniamo cambiati. La tecnologia sempre ci cambia, però... E la tecnologia di internet può essere usata dalle primavere arabe, per esempio, oppure dalle grandi aziende che fanno marketing per... No? Il vecchio discorso che alla fine la tecnologia è lo strumento e quindi dipende come lo usi. Ecco, secondo me, non vedo neanche molto verosimile che esista una macchina politica che sia installata in questo tipo di tecnologia. Anche solo quando parliamo di piattaforme sociali, noi tendiamo a immaginare quello che siamo abituati a vedere, a vivere. Noi immaginiamo una piattaforma sociale, immaginiamo Facebook per come è adesso. Ma niente ci dice che non possa esistere una configurazione tecnologica, una piattaforma sociale fatta in maniera diversa, tale per cui la voce degli ultimi valga esattamente quanto la voce dei primi. A me pare che nella comunicazione digitale tutta questa faccenda del, non soltanto delle piattaforme, ma tutta la gestione dei dati, penso che siano intrinsecamente dei dispositivi di controllo, nel senso che non è mai la libertà, è sempre il controllo ad usi diversi. Ma io non fatico a immaginarmi un momento in cui, ad esempio, le stesse informazioni che facciamo circolare non soltanto sulle piattaforme sociali, ma anche quando acquistiamo un servizio, qualsiasi cosa facciamo, io non mi stupirei che a un certo punto le informazioni che arrivano dai comportamenti quotidiani potessero essere usate, per esempio, per stabilire se un certo tipo di profilo di popolazione ha accesso o no alla sanità, per esempio, a un certo tipo di istruzione. Cioè, il modo in cui le informazioni del consumo digitale, della vita quotidiana che noi lasciamo filtrare attraverso questi dispositivi, eccetera, sono progettate per il controllo. E questa questione cambia completamente il quadro. E al di là del fatto specifico, è che questa possibilità come insieme genera dei dispositivi di controllo che qualcuno, che qualcosa, non necessariamente qualcuno, ma che qualcosa usa. Può essere un'istituzione politica, può essere il sistema pensionistico, può essere il sistema sanitario, però alla fine il punto è il governo. Mi sembra il governo. E non sono solo le piattaforme, ma anche il fatto che esistono i big data, quindi anche se tu vuoi starne fuori, sei dentro. Cioè, io che lavoro in grande distribuzione, ma 4-5 anni fa mi era capitato un bellissimo articolo che spiegava come noi possiamo scoprire che una donna sia incinta prima che lei lo sappia. Sui grandi numeri, una donna incinta che non lo sa ancora smette di comprare alcuni prodotti e comincia a comprare più asciugamani, cose del genere. Lei non lo sa lo fa perché è incinta. No, lei non sa di essere incinta. Però quel risultato lì non corrisponde a un dato reale, corrisponde a un comportamento. Un dato plausibile. Non è un dato reale, ma è un dato plausibile. Cioè è molto vicino alla realtà e quindi ti dà l'analisi del target. Cioè che cos'è il target? La differenza tra probabile e possibile, esatto, quello. La differenza tra probabile e possibile. Si riesce a dire che un target di età, geolocalizzato, cultura, eccetera, si comporta prevalentemente, quindi plausibilmente, in un certo modo. E quindi gli si può andare a dare risposta al bisogno ancora prima che lo esprima. E tu non sai più qual è il tuo bisogno. Certo. Infatti per loro giocano sui desideri e il desiderio può essere indotto pensando... Scusa, posso fare un'affermazione paradossale? Voglio dire, che Google mi dica che cosa, qual è il mio desiderio,
non mi scandalizzo, perché in fondo io l'ho sempre chiesto a tutti gli altri, quelli con cui io sono entrato in contatto, che mi aiutassero a capire il mio desiderio. Non è quello, ma è chi ci guadagna su, che ci guadagna, chi detiene questa informazione. Allora, innanzitutto non è solo una questione di controllo, ma è una questione proprio di funzionamento del capitalismo, di accumulazione, insomma. Cioè, all'inizio Google utilizza le informazioni che riesce a recuperare dai suoi utenti esclusivamente per migliorare la risposta della ricerca agli utenti. Non va tanto bene finanziariamente fino a che, tac, capisci, ah, ma questa cosa al posto di migliorare il funzionamento della risposta che do agli utenti la posso vendere agli inserzionisti. E lì nasce il target. Nasce il target ed è su questo limite qua che secondo me si gioca l'utilizzabilità, il futuro. Quindi vado giù duro come prima, abbiamo messo lì la rivoluzione, adesso direi che queste piattaforme sono troppo potenti ormai, non c'è più nessuna possibilità, hanno centinaia di fattorie digitali, l'unica possibilità che abbiamo, questa è l'altra parola che metto sul piatto, è di espropriarle e cambiare le regole ovviamente, non c'è altre possibilità attuali, non è che possiamo costruire dal basso e senza i capitali quello che loro sono riusciti a accumulare fino ad oggi, sono troppo potenti. Qua ci ricolleghiamo al discorso che faceva prima, cioè nel momento in cui ci hanno fatto credere che stanno effettivamente migliorando la nostra vita, cioè è difficile andare contro questo sistema, perché noi ci sta bene. Tipo il GPS, no? È stata una conferenza sul Festival della Tecnologia, sull'impatto che il GPS ha sul nostro senso di orientamento. Cioè da quando abbiamo il GPS noi non siamo più in grado di orientarci autonomamente. Abbiamo appaltato insomma questa funzione dell'orientamento a un dispositivo, per quello quando dobbiamo uscire torniamo a casa, perché altrimenti c'è il fondo vado. Però quando tu dici espropriare, cosa vuol dire? Cioè, espropriare non è una questione semplice, voglio dire. Neanche la rivoluzione. No, ma espropriare, io non riesco neanche a immaginarmi l'azione dell'esproprio come soggetto, diciamo, politico. Io non riesco neanche a immaginarmi che cosa significa in questo caso. Che cos'è un esproprio? Ma non penso che possa essere una cosa che adesso è un'azione da realizzare, no, a parte. Che è simbolico, capisci però che è simbolico significa? Del fatto che in ogni caso, io ripeto quello che ho detto prima, è che secondo me siamo in una situazione per cui ci troveremo presto davanti a un bivio, ma presto perché può essere anche per ragioni della finanza che ci fa un altro crack, davanti a un bivio se fascismo o rivoluzione globale. Dentro questa realtà di rivoluzione globale l'esproprio di Facebook prende un significato, insomma, per dire, no? L'esproprio in realtà vuol dire utilizzare una parte di quella potenza, di quelle funzionalità, poi magari non ne abbiamo neanche bisogno così come adesso, ma senza le regole e gli obiettivi capitalistici che ci sono oggi, penso che sia quello, insomma, di avere un social network che funzioni come social network per contatti fra le persone, non per estrazione di surplus comportamentale, per vendita e per controllo. La provocazione che ci lanci è interessante. Oggi volessimo farla avremmo un grosso problema, perché le regole degli algoritmi fanno sì che se noi lo usiamo solo con uno scopo, diciamo, di sviluppo anche della comunità, di comunicazione tra persone, l'algoritmo ci nasconde. Nel senso che la parola regola all'interno del, diciamo, del sistema digitale è molto interessante, perché ci sono insomma, il social media manager, il community manager, cioè la persona che di professione gestisce i social, perché è una professione, deve continuamente imparare le regole, proprio la parola regola, che è molto bella, è una parola fondamentale. Non scritta la legge delle regole. No, sono, sì, perché poi le impari, no? Perché escono. Però pensiamo anche solo alla regola delle congregazioni, no? Cioè, la regola è una parola importante. Il regolo, la regola, la dritta via, insomma c'è tanto dentro la parola regola. La parola regola, le regole vanno imparate perché cambiano, perché l'algoritmo si adegua ai flussi, ai movimenti, agli obiettivi, sono adattivi, bravo, grazie. Però so che dobbiamo continuamente imparare le nuove regole, quindi
siamo in poco per poter essere visibili, perché poi alla fine l'obiettivo finale è la visibilità. Questo poi spiega anche altri fenomeni tipo il... Però è la regola, tu devi seguire la regola, le compilation, tutte queste cose che insomma è diventato virale, questo, quell'altro, che è un determinato comportamento. Quelle sono regole non scritte, magari nel canone di comunicazione degli adolescenti, per essere visibili in quel momento. Il TikTok di oggi è evidentissimo, cioè si lavora sul topic trend del giorno, cioè TikTok vive del topic trend, cioè c'è una parola topic alta, una parola molto importante, su quella parola tutti fanno il loro piccolo show per poter essere visibili, altrimenti si finisce in fondo in classifica. Non si apprendono facilmente le regole di nessun gioco, quella regola la si apprende subito e velocissimamente, perché serve a star dentro, quindi il gioco è dentro fuori. Sì, però le regole sono comunque dettate, ed è questo il punto, insomma, sono dettate da società private che hanno dei loro obiettivi, quindi quando tu le espropri non è che non mantieni le stesse regole. Mangio un'altra bugia. Dico un'altra bugia. Grazie. Anche se veramente anche queste società sono nate, tu leggi le prime interviste a quelli di Google, ma anche ad Amazon, così c'è poi una eterogenesi dei fini che nascono per democratizzare, far girare le informazioni, creare community, e poi diventano il peggior capitalismo possibile. Non nascono con quel motivo lì, è questo che... Su Amazon c'ho dei grossi dubbi, perché secondo me lui è proprio un vero capitalista. Google, ti ho raccontato prima, internet, il web non nasce perché Tim Berners-Lee non ha pensato il web secondo le regole capitalistiche. Però lì parliamo di società private, insomma, Facebook avrà quasi 2 miliardi, penso, non lo so su quanti siano, ma sono 2 miliardi di persone in cui vengono estratti dei dati da una società privata. Infatti, non so se ve ne siete accorti, ma dopo la storia di Cambridge Analytica, no? La storia in cui Facebook ha dato, anche se negano, però di fatto è andata così, al quartiere generale di Trump, a partire da quel punto lì i poteri statali hanno cominciato a interrogarsi sulla potenza globale, perché in fin dei conti, sotto certi punti di vista, Zuckerberg è un governatore globale dell'informazione più importante di Trump. Ecco, questo penso che anche quella sfera politica lì si pone degli interrogativi che non sono i nostri. Forse si potrebbe porre un giorno la stessa problematica che ha portato a scomporre American Telephone and Telegraph, che era la più grande compagnia telefonica mondiale, è stata frazionata per la legge antitrust in, esatto, sette compagnie. Ecco, infatti, si pongono quella domanda lì. Secondo me non siamo più all'epoca di America degli anni 60 o 70, non siamo più a quell'epoca, e secondo me non hanno neanche il potere di farlo, né la voglia di farlo, perché Trump non ha voglia di mettersi contro Facebook, certo, e compagnia. E come espropriamo? Come espropriamo? Beh, noi li espropriamo perché non c'è più il capitalismo, insomma, no? E se no non li puoi espropriare, insomma, o fai la rivoluzione globale, beh, è un concetto, no? Intendiamoci, poi qualcuno bisognerà che faccia qualcosa, per cui è quello, è la guerra, insomma.